Si accomodi, signore. Ma anche se una bambina quella se ne accorge che sono un povero disgraziato, non ci credo. Un povero disgraziato, non ti preoccupare, ci crederà. Intanto si tratta di fare il ricco solo per poche ore. Guarda qua, quando sei bello, magro, hai tante. Io vorrei sapere da te che cosa ti manca per fare il ricco. I soldi, che mi manca? Non scherzare, vai. Arova. Ma insomma, devo andare o non devo andare? Devi andare, ma devi aspettare. Ti vuoi presentare così dalla bambina a mani vuote. Ecco qua, vai. Un piccolo pensierino. Alla faccia del pensierino, un guindale questo. Vai. Non ti preoccupare, tutto tranquillo. Rosina, com'è cresciuta? Rosina, hai visto che Dio ti ha riconosciuto anche di spalla, subito da su. Anche. Ciao. Troppo nera questa. Bitte sehr, danke. Excuse me, Fräulein, è troppo urgente, è una cosa. Grazie. Ah, miss, excuse me. Eine Friede Freude Fraulich Visite Italie. Eine Freude Freude Fraulein, piccole Frau, mia nipote, che Freude Frau, e schicchi. Parli italiano. Ah, ecco, meno male, è meglio. Dunque, dovrebbe arrivare col volo, cioè deve essere già arrivato col volo adesso che è arrivato dall'Italia, una ragazzina un po' bruttarella, italiana, pelosa, tipo King Kong. Si chiama Rosina Calore, è alta più o meno così. Zio! Zio Nicola! Ciao! Come stai? Rosina. Sì. Calore. Sì. Madonna mia, come sei cresciuta. Ma lo sai che non sei cambiato per niente? Io mi ricordo di te benissimo. Anch'io mi ricordo di te, cioè mi ricordavo, ecco. Ma tu non andavi a cadere alla parrocchia a Canosa? Ma veramente quella era Angela, non ero io. Ah, già era Angela, andiamo. Sì, andiamo. Tu eri quella che andava a ricamare all'istituto di San Giuseppe. No, no, zio, suore, quella era Vincenzina. Ascia la miseria, quella era Vincenzina. E che con tutti questi santi uno si commuove, poi molti anni, sa che... Einen Augenblick, bitte. Wissen Sie nicht, dass verboten ist, am Flughafen Gegenstände liegen zu lassen? Ah, jawohl, danke schön, jawohl. Ok. E tu alla bambola? Via, no, è perché se come queste li contraddisce, ingrezzano, jawohl, ok, danke schön. Io l'ho botto, ecco. Azzo quanto pesava. Hey. Ti stiamo dicendo, Rosina? Hey, sieh da, ich hab sie ja schon einmal verwandt mit ihrer Puppe. Ma non è mio Puppe, ma perché me lo vuol dare a me se questo Puppe? E non ancora. È mio, è una fissazione. Allora, zio, è tua questa bambola? Si vede a qualcuno che c'è qualche bambino piccolo ci deve aver portato un Puppe. Ma se non è mio questo Puppe, io lo butto, è pure pesante. Ecco il Puppe. Ah, Puppa mia. Dunque, ti stavo dicendo... Hai visto che è carino? Anche i carrelli qua sono diversi. È la Volkswagen che li fa i carrelli, sì. Hey, Zila. Chi t'ha sono? Ah, un'altra volta quello del pupo. Ma allora fissazione, non è mia questa bambola, no? Thank you. No, scusa zio, aspetta. Andiamo? Un momento, ma perché piange quella bambina? Sì, è uno degli aeroporti più grandi del mondo. Poi con tutte queste scritte qui, se uno non parla bene la lingua come me, si può confondere. Arschloch, blöder Hund. Scusen. Grazie. Faccio! Rosina? Scusa, zio, dov'è che hai lasciato la macchina? La macchina è questa. Rosina. È mia nipote. Nipote. I bagagli. Belle, i bagagli. Oh! Sì. Vieni, Chiara, vieni, avvicinati. Ah. E i bagagli, sbrighiamoci. I bagagli l'hanno. E i bagagli. Che bella nipote che ne ha i bagagli. Scusa, è un po' confuso. Che belli i bagagli che ne ha nipote. Bello. E i bagagli. Sì, subito i bagagli, subito. I bagagli, a nipote. È un mio dipendente, un caso pietoso. Dico, arrivo di 8 anni! Se non credere, stai zitto, ci può sentire! Ah, già non so così io... Stai zitto, li posso... Disgraziato! Senti, zio, non ci voglio andare in albergo. Voglio venire alla villa con te. Non si può proprio perché non. Perché no? Non te l'ho detto? No. No, sto rifacendo tutti i lavori perché mi hanno sbagliato tutti questi sgraziati architetti, geometri, manovelli, tutta una razza. Proprio. Adesso ci spenderò un'altra volta 300-400 milioni. Che me ne Mamma fai? Mia! Allora magari possiamo, non so, ci passiamo davanti, me la fai vedere un attimino. Ecco, giusto un attimino, passi davanti così ti rendi conto. Sì, diciamo. Va bene, andiamo. La chauffeur dans la ville. Quale villa? La villa di Smith. Smithizzano sempre tutto questo. Io gli posso fare qualunque cosa, lo posso anche torturare.
Ecco la villa. L'hai visto un attimino, adesso andiamo. Dai, fammi vedere. Che c'è da vedere? Una villa come no, tutte le dai, altre. Dai, ti prego. Se no adesso ci sombra addosso tutti gli operai. Ma e scusa, succede... siamo venuti fino qui, fammi vedere, ma, no? Niente straordinario, l'ho pagato 2 miliardi e 8, 2 miliardi e 9, non mi ricordo. Senti, Fraulein, camminare, ingranare la quarta. Non capisce niente, è ottuso. Arrivata la bambina. Senti, Goffredo. Ecco che era, questo è l'albergo. Adesso entriamo e ti faccio vedere quando è bella la hall. Che c'è, zio? Vai avanti tu, che io do la mangia a questo. Va bene. Fattino. Stai sul piede. Scanziato. Ma scusa. Senti, Goffredo, adesso ti spiego. Mio fratello c'ha 6 figli a pagina. Allora è facile che uno si sbaglia. Anch'io che sono... Oh! Eh? Oh. E passa. Ah, già, questa è elettrica. Oh! Oh no. Allora uno deve smettere due volte la che prima di entrare. Porca Froilen, ce l'ho detta a quell'Hans di cambiare la porta a vetro e non la vuol cambiare. E chi è Hans? Hans è il padrone dell'albergo, ci ho prestato 1 milione di franchi, povero disgraziato, forse me lo compro. Fermalo! Fai un momento, qualcosa, non so. Sei incastrato? Sei incastrato? Ah. Io la gambo. Desidera? Sono il commentatore Nicola Calore, ho riservato un appartamento per me. Sì, la 225-226, si accomodi. Dankeschön. Si accomodi. Dankeschön. Si accomodi. E si accomodi, se non mi dà la chiave come... Ma porta il pacchino, signore. Ah, il pacchino. Hai visto che sventola? Sì. Mica è scemo, eh? Vuoi bere qualcosa, zio? Entri. Eh sì, direi che è un whisketto, diciamo, per festeggiare la parentela stretta. Meglio di no. Forse è meglio di no. Saluta. Saluto e... Allora ci vediamo dopo. E allora ci vediamo. Ciao. Ciao. Ecco dove sono finiti i nostri risparmi. Ma con queste mani? Piccola, bassa, nera, pelosa. Ma chi vuoi prendere per culo con la storia della nipotina? Ma ti giuro che mia nipote... Non ci credo. Vado subito a telefonare a mia sorella Antonia. Per cortesia, tua sorella Antonia no. Mi faresti questo a me? Questa è l'amicizia che abbiamo noi due. Beh. Io che ti ho visto arrivare in Svizzera da bambino, ti ho visto crescere. Beh, crescere, insomma. Oh, poi guarda che io mi sposo a tua sorella, che non è che sia questa grande bellezza. Beh. È un tipo, sì. Ecco. Ti prego, dammi una mano. Io vado a telefonare lo stesso. Ah, sì? Sì. Vabbè, anzi, ridalle pure la pelliccia. Le lettere e le fotografie io le manderò. Prego. Oh, io ti spezzo la carota, ti mortecci tua! Tu mi devi aiutare, capito? Sì, va bene, va bene. Vedi che con la calma si ottiene tutto. Dove mi cambi?